Buongiorno a tutte e a tutti, benvenuti a Brunch d'Arte. Sono Valeria Chilibecova e da parte di tutto il team di Profili ho piacere di darvi benvenuto a questo secondo e ultimo per quest'estate appuntamento dedicato al mondo delle arti visive. Al centro di questi due incontri abbiamo i musei, le gallerie d'arte, le fiere d'arte. Il nostro intento è quello di capire insieme ai testimoni prestigiosi come rendere la comunicazione dell'arte sempre più performante e sempre più fluida. Il nostro focus di oggi è quello di parlare della comunicazione digital dell'arte. Per questo motivo ho chiesto ai nostri ospiti di approfondire un po' questo argomento. Naturalmente potete fare tutte le domande che volete sotto questa diretta e nel momento opportuno condividiamo queste domande con i nostri ospiti. Ho piacere di dare benvenuto a Chris Gangitano, a Glenda Giampaoli e Cristiana Mappelli. Buongiorno a tutti. Eccoci. Ciao, buongiorno. Buongiorno e grazie di essere con noi. Faccio un piccolo giro di presentazioni così sapete chi sono i nostri ospiti di oggi. Chris Gangitano è direttore creativo e curatore d'arte indipendente, è specializzato in street art ed è curatore di Atelier Spazio Expo. Noi di Profili lo conosciamo molto di più perché è uno dei cofondatori di Casa degli Artisti. Eccoci, ciao, buongiorno. Sento qualcuno. Conosciamo molto bene Chris perché Chris è uno dei cofondatori della Casa degli Artisti, una realtà milanese molto, molto conosciuta e in grande crescita. E oggi appunto Chris ci parlerà della sua esperienza all'interno di Casa degli Artisti. Tra l'altro noi di Profili siamo il partner di comunicazione e quindi diciamo siamo sempre in contatto con Chris. Ecco. Buongiorno. Buongiorno, sempre vi ringraziamo Profili, grazie a tutti e tutte, è bello essere qua con voi. Grazie Chris. Poi ci hanno segnalato Grand Tour Perugia come un caso innovativo e importante perché nasce nel momento un po' strambo, quello del Covid, in cui i flussi turistici erano completamente assenti. Ciononostante, Grand Tour Perugia ottiene dei grandissimi risultati e per questo motivo abbiamo deciso di invitare Cristiana Mappelli, una delle cofondatrici di Grand Tour Perugia, a parlare oggi con noi. Buongiorno. Grazie. Cristiana. Buongiorno, ciao. Grazie. Buongiorno. Di avermi interpellata in questa bellissima chiacchierata. Grazie. E invece la nostra terza ospite è Glenda Giampaoli, con cui ci conosciamo da tantissimi anni. Glenda Giampaoli è la direttrice del Museo della Canapa e antropologa tessile. Abbiamo una lunga vita insieme perché abbiamo collaborato sui progetti come Sensational Umbria e Scoprendo l'Umbria. E Glenda, il museo di Glenda, il Museo della Canapa, è fortissimo sui social, soprattutto per quel che riguarda il Museum Week. Quindi oggi Glenda ci parlerà anche di questa sua esperienza. Eccoci. Ciao, grazie per l'invito innanzitutto. Grazie. Allora, io vorrei fare tre domande specifiche ad ognuno di voi e poi invece passo a fare delle domande, diciamo, un po' più generiche, uguali per ognuno di voi. Comincio con Chris. Allora, la mia domanda è un po' articolata e potrebbe sembrare un po' complessa. So che per lanciare la Casa degli Artisti voi avete fatto un crowdfunding, tra l'altro un crowdfunding super di successo perché in 40 giorni siete riusciti a raggiungere 20.000 euro che era il goal della campagna. E quindi la prima domanda è come avete sfruttato i canali social, i canali digital per raccontare questa esperienza e poi di seguito come in generale si può sfruttare
la comunicazione digital per comunicare una grande struttura come la Casa degli Artisti nel day by day. Bene, esattamente 22.000 euro in 45 giorni, e insomma 2.000 euro in più non sono nocciole, per cui molto bene. Fieri di avere raggiunto questo obiettivo, che tra l'altro è stato fatto per mantenere viva Casa degli Artisti, un immobile storico, no? Nel 1909 nel centro di Milano viene già creato questo luogo per l'arte, per le residenze d'artista, quindi laboratori, atelier per creare e dare spazi a quegli artisti che non avevano un luogo, una sede nella zona di Brera, dai fratelli Bogani. E inauguriamo a febbraio del 2020 e poi l'8 marzo del 2020 si abbatte questo tsunami della pandemia e quindi dobbiamo già chiudere. Capite bene che un immobile del genere, per chi lo vede, www.casadegliartisti.org, ma comunque è noto alla community dell'arte perché nasce già nel 1909 come spazio per l'arte, e quindi per mantenerlo vivo, perché i costi fissi e tutto quello che avrebbe dovuto poi darci la possibilità di riaprire, insomma, non c'erano. Noi non abbiamo potuto fare nulla, tutte le nostre mostre chiuse, tutte le iniziative, gli atelier a spizzichi e bocconi, insomma, veramente una grossa crisi enorme che ha vissuto tutto il mondo della cultura, che è stato messo a dura prova. E quindi lanciamo un crowdfunding Arte Bene Comune, perché Casa degli Artisti è l'unica residenza d'arte pubblica in Italia, quindi uno spazio pubblico in cui noi andiamo molto fieri di gestire. Siamo una ATS di 5 associazioni, siamo 11 persone. Soprattutto il successo è dovuto alla nostra community, quindi in verità il digitale, produzioni dal basso, che si è dimostrato un'ottima piattaforma, e tutte le dinamiche di engagement che abbiamo potuto portare avanti attraverso i canali social sono stati possibili grazie al fatto di avere una grossa community intorno a noi. Innanzitutto quella degli artisti, perché la casa è la casa, è la loro casa, che hanno donato dei rewards molto belli, sono stati loro stessi, quindi lavorare su rewards, a mettere le loro opere come ricompensa, come ringraziamento. Quindi questa è stata sicuramente una chiave, quindi avere una community d'artisti attivi, che sono poi stati gli artisti in residenza da noi, è una cosa molto molto importante. Poi anche grazie al nostro atelier musicale, noi siamo gli unici che hanno un atelier dedicato a una delle arti più importanti, che è la musica e la scrittura della musica, dove Brunori Sas ha creato l'album Chip, Targa Tenco. E quindi grazie a questa scena che si è creata, prima dell'apertura e poi durante, anche diverse celebrità, tra le quali Brunori, Vinicio Caposella, Elisa, la Francesca Michelin, ma anche Oliviero Toscani piuttosto che la Paola Navone, insomma Giuliano San Giorgi, adesso non voglio dimenticare nessuno, ma perché sono stati veramente tanti ad attivarsi con delle clip, e quindi continuavamo a produrre contenuto valoriale. Abbiamo voluto usare il nostro linguaggio, quindi un linguaggio one to one, molto importante il tono di voce, perché avevamo anche un'agenzia a supporto che ci seguiva in questo, però non abbiamo voluto usare, che non è ovviamente Profili, un'altra agenzia, ma non abbiamo voluto usare un linguaggio di agenzia, un linguaggio marketing, marchettare, un linguaggio diciamo infiocchettato, ma abbiamo voluto usare proprio il nostro tono di voce, il tono di voce di chi vive l'arte e della community dell'arte. Quindi ho coordinato questo crowdfunding a un certo punto insieme a Valentina Picariello, sempre di Casa degli Artisti, di Zona K, so che conoscete molto bene anche loro, abbiamo deciso di mettere, di cambiare radicalmente, proprio subito dopo i primi giorni, guardavamo gli hype, guardavamo i dati, insight, abbiamo deciso di utilizzare il nostro tono. Quindi ecco, in tutti questi ingredienti che vi ho appena detto, visto che siamo in un brunch, è bello parlare di ingredienti, sta il successo di questa grande operazione Arte Bene Comune.
Perfetto, grazie Chris. E invece, rimanendo diciamo nella comunicazione day by day della Casa degli Artisti, com'è per te, com'è per voi comunicare una realtà che sta sempre prendendo più piede nella città di Milano, a comunicarla attraverso i canali digital? Avete, non lo so, avete qualche ricetta particolare? Sì, io in particolare, siamo un team di comunicazione, io in particolare seguo la comunicazione social, per me è strategica, per la casa è strategica, perché poi la cosa è quella comunicazione che arriva direttamente nella tua task, nel tuo device, no? One to one, quindi c'è chi sta lì a spippolare tutto il giorno, chi meno, ma comunque una comunicazione molto diretta. In particolare ho voluto focalizzare molto sulle storie di Instagram, questo strumento tra virgolette nuovo. Io sono su Instagram tra i pionieri, no? Ti dicevo, quindi quando proprio aprì l'app, che era solo per fotografi, belle fotografie, belle immagini, si faceva a gara chi usava i filtri più accattivanti e creava le immagini più fighe, ma insomma poi dopo si è evoluto, avete visto, è diventata una vetrina, quindi non c'è brand, non c'è artista, non c'è realtà e situazione che non comunichi oggi attraverso Instagram, anche perché se vuoi rivolgerti a una community giovane, e parlo di community, detesto la parola target, quindi anche questo è un approccio. Target è un bersaglio, un marketing anglosassone che non si è abbondantemente superato e ce l'ha dimostrato la storia e appunto la scienza della comunicazione, ma il fatto di rivolgersi a community valoriale. Quindi la community dell'arte è molto importante, perché trovi la sciura pensionata piuttosto che il top manager, piuttosto che lo studente, non si può più profilare, voi che siete profili tra l'altro, per fasce rigide, no? Per cui certo, ho deciso di rivolgermi direttamente a una community valoriale. Le storie di Instagram si prestano molto molto bene per questo. Noi comunichiamo tante cose diverse, quindi abbiamo sostanzialmente una piattaforma, abbiamo il wall di Facebook, il wall di Instagram e le storie, e poi il sito web. Quindi questa è molto semplicemente la nostra, come dire, nostra scuderia in quello che è la comunicazione digital. Però proprio in particolare per i social abbiamo deciso di rivolgerci a una community e di usare degli strumenti molto freschi, a volte in presa diretta, andiamo noi stessi sempre a fare le storie. Ieri c'è stata il C-Side, la rassegna musicale, proprio sempre in presa diretta e facendo sentire la nostra community molto vicina a noi. Grazie Chris. La parola community, anche ieri quando ci siamo sentiti, abbiamo fatto questa chiacchierata preliminare, la parola community è uscita molto spesso, quindi sia da parte di Glenda sia da parte di Cristiana, e quindi sicuramente faremo un approfondimento anche oggi. Adesso vorrei fare una domanda a Cristiana, perché rispetto alla Casa degli Artisti, che è una realtà diciamo ben consolidata e ben nota sul territorio milanese, voi siete una struttura piccola, siete nate in, diciamo, dall'iniziativa di due persone, e avete scelto anche il periodo molto particolare quando il flusso turistico era completamente inesistente, ciò nonostante avete avuto dei risultati pazzeschi. E quindi volevo chiederti su cosa avete puntato, cosa di radicalmente nuovo avete proposto al vostro pubblico, alla vostra community, e quali sono stati i canali su cui vi siete focalizzati maggiormente. Allora, hai detto benissimo, cioè noi siamo nati in un momento di follia più totale, e quando noi dicevamo alle persone vorremmo fare questa cosa, tutti ci dicevano ma che siete matti, cioè ma siete matti, cercate un'altra cosa. Ma io e Elisa, che è la mia socia, la saluto, Elisa Giulietti che ci sta guardando, siamo partiti da questa situazione in un momento in cui eravamo costretti, quasi costretti a stare a casa, un po' per le varie normative del DPCM, ma un po' anche per la paura che in quel momento c'era nelle città, insomma, nel nostro paese, abbiamo visto un fenomeno interessante. Io abito in centro a Perugia,
mi affacciavo dalla finestra e vedevo durante il giorno, soprattutto in orario mattutino, questo sciame di persone, famiglie con bambini, amici, fidanzati, che in tuta, in scarpe comode, attraversava il centro di Perugia, ma non per fare la vasca, perché ovviamente la vasca non era consentita in quel momento, ma incominciava a scoprire quelli che sono i vicoli, i vicolini, le viuzze, le piazzette, e lo faceva proprio come se fosse un turista. E quindi abbiamo detto, che cosa possiamo fare noi per queste persone? Creare momenti leggeri, momenti di svago in tutta sicurezza, perché ovviamente si parla soltanto di camminate, di passeggiate, come le chiamo io, outdoor, quindi dove la distanza può essere mantenuta, dove non c'è alcun motivo di pericolo, e abbiamo creato queste piccole passeggiate tematiche. Volevo condividere con voi la prima certo. La nostra prima uscita, il nostro primo diciamo così battesimo. Era una giornata di era primavera, ma era molto freddo, era una giornata caratterizzata dal nuvole, qualche pioggia, diciamo qualche precipitazione, e abbiamo detto, ma vogliamo far fare a queste persone che hanno voglia di stare fuori, voglia di camminare, vogliamo far fare il giro delle mura etrusche di Perugia, insomma parliamo di 3-4 chilometri, sali e scendi, perché insomma chi è stato a Perugia la conosce bene. E abbiamo avuto moltissima risposta. A un certo punto il cielo si era annuvolato, è venuta giù la pioggia. Noi ci affidiamo ovviamente a delle professionalità, perché Elisa è una storica dell'arte, io sono una comunicatrice, ma le visite guidate ovviamente vanno fatte da guide abilitate, quindi certo. Professionalità. Inizia quest'ultima passeggiata della giornata, arriva la pioggia e le nostre guide si girano verso il gruppetto e dicono, che facciamo, torniamo a casa? No, abbiamo ombrello, abbiamo chi ci aveva le galosce, chi aveva il keyway. Si sono bardati come dei professionisti dell'avventura e hanno terminato 2 ore di camminata sotto la pioggia. Quindi, cioè, noi ci siamo risentite. Guarda, io ho la pelle d'oca in questo momento che ve lo riracconto, perché abbiamo detto, la strada è quella giusta. Di là c'era una voglia così forte di poter riscoprire la città, che poteva essere anche un momento, appunto dopo la pandemia, un momento di svago, e dall'altra parte le nostre guide che ci dicevano grazie, perché noi sono 2 anni che non lavoriamo. Quindi ci siamo guardate, io e Elisa, commosse, abbiamo detto, questa è la strada giusta. Come comunichiamo? Essenzialmente con Facebook, perché Facebook arriva a tutti e noi vogliamo arrivare, come diceva anche prima Chris, non ai accademici, perché gli accademici già lo sanno queste cose, noi vogliamo arrivare alle persone, e lo facciamo con Facebook. Siamo partiti con quello che è il nostro piccolo tesoretto, ovvero i residenti, perché non potendo aprire le nostre attività ai turisti per le varie zone già gialle, rosse, arancioni, noi abbiamo parlato a 168.000 persone che sono i residenti del comune di Perugia. Quindi diciamo che partivamo forti, io ho sempre creduto molto, molto, anche Elisa, in questo, con Instagram e con un altro mezzo estremamente one to one, che è WhatsApp, perché le persone con noi comunicano molto meno con la telefonata, ma tanto con il messaggino. Ci danno feedback, ci danno delle idee, ci chiedono, quindi è facilissimo, più che con la mail, perché sì. Avendo anche un, diciamo così, un pubblico medio-alto anche a livello d'età, la mail è un pochino più ostica o comunque meno diretta, invece WhatsApp ormai ce l'hanno tutti, quindi noi da lì comunichiamo le nostre iniziative una volta a settimana, mandiamo le locandine, mettiamo tutte le informazioni e loro da lì prenotano, e la cosa bella è che si creano altrettante chat. Abbiamo delle nostre clienti fisse che hanno chiamato una chat Perugia Mon Amour, dove ogni tanto aggregano persone su persone e condividono le nostre iniziative. Quindi linguaggio estremamente semplice, un linguaggio diretto, noi raccontiamo il centro storico di Perugia, ma come qualsiasi altro posto, proprio come se fosse un museo, quindi una semplicità, un'emozione, e coinvolgiamo le nostre guide, le nostre ragazze meravigliose, che si divertono a fare dei mini video.
lo sapevi che, la curiosità è questa, sono video molto okay, molto coinvolgenti, che rimbalzano e fanno crescere la curiosità su quella visita tematica o quel percorso. Perfetto, grazie mille Cristiana, grazie. Glenda, arrivo finalmente a te. E intanto prendo appunti. Ottimo, ottimo. Appunti. Allora, il Museo della Canapa è una realtà medio piccola, però diciamo la particolarità è che si trova al di fuori dei percorsi turistici. Però ciò nonostante voi avete comunque una reputazione digital molto molto forte, molto consolidata, e quindi la domanda mi viene spontanea: come avete fatto? C'è un segreto, c'è un ingrediente particolare, come ha detto Chris? Ah, ciao. No, allora, come ingrediente segreto no, non ce l'ho. Abbiamo iniziato da una riflessione. Allora, siamo in una comunità di 500 abitanti, 520, quindi il nostro bacino d'utenza non poteva essere 160.000, ma 500 abitanti. Per cui se io guardavo al pubblico interno, già perdevo in partenza, comunque, a parte poi il discorso di comunità che vedremo. E allora abbiamo pensato, come farci conoscere? Cioè, con quale mezzo noi possiamo uscire fuori da Santa Anatolia, possiamo uscire fuori dalla Valmerina, dall'Umbria e farci conoscere. Altrimenti diventiamo autoreferenziali, cioè ci parliamo tra di noi in qualche modo. Sì, sì. Quindi che abbiamo detto? Chi siamo? Ci siamo guardati e abbiamo fatto un po' la nostra mission, che poi è diventata la mission del museo e poi è quello che ci ha anche indirizzato. Chi siamo? Cosa vogliamo? Dove vogliamo andare? Fondamentalmente. E quindi un po' a chi volevamo anche indirizzarci. Quindi abbiamo strutturato diverse forme di comunicazione, scuole, famiglie, ne abbiamo lavorato e speriamo di continuare a lavorare con famiglie, con bambini, e poi turisti. Generalmente noi non abbiamo il turista che viene per caso. Cioè chi viene già conosce il territorio, già è consapevole di quello che viene a fare, e inserisce il percorso di visita all'interno di un percorso, arrivederci, intanto saluto qua in comune, in un percorso più ampio di visita del territorio. Cioè noi in qualche modo abbiamo inserito Santa Anatolia, il Museo della Canapa, all'interno di quella che è l'esperienza, cioè il fare esperienza della Valmerina. Quindi conosci, io lavoro tanto sulla parte esperienziale, la parte pratica. Quindi tu vieni da noi, tu vieni a conoscere una realtà che è una realtà caratterizzante del nostro territorio, ma che poi te la faccio conoscere anche come una realtà che ha coinvolto un po' anche tutta l'Italia in generale. Fai esperienza di questa realtà e ti porta a casa una tua prova del tuo viaggio all'interno del museo. Quindi vengono le persone al museo, scoprono il museo, fanno pratica, portano a casa la loro parte di visita. Grazie a questo esperimento, possiamo chiamarlo, le persone poi hanno lasciato dei feedback positivi sui social e hanno cominciato a far circolare il museo, l'idea del museo. Quindi da lì abbiamo iniziato un po' a farci conoscere sulle piattaforme social. Io faccio l'antropologa e per me il mondo social era un mondo estremamente affascinante, ma che non conoscevo. Quindi è stata anche per me una scoperta incredibile e ho scoperto che come social per noi estremamente congeniale è Twitter, paradossalmente. Come mai, essendo uno strumento un po', chiamiamolo, obsoleto, no? Un po' molto istituzionale, come mai avete puntato su Twitter e sempre attraverso Twitter, e grazie anche alla vostra partecipazione super accurata a Museum Week, siete arrivati ad avere dei risultati pazzeschi? Twitter io sono una persona estremamente sintetica, per me quindi Twitter con quei pochi canali, con quei pochi caratteri era l'ideale. Cioè riuscire a comunicare quello che io volevo in pochissimi caratteri. Quindi come riusciamo a farlo? Questa era stata una scommessa iniziale. Mi ci sono divertita, anche Benedetta, la ragazza che lavora con me, lei è un'archeologa,
ci si è appassionata e abbiamo cominciato a fare le comunicazioni, a differenza di altri social che te magari li programmi. Questo lo devi fare costantemente, quindi Twitter richiede una presenza costante giornaliera sui social. Abbiamo iniziato a far veicolare due hashtag, uno è Museo della Canapa e uno è Musei Cannostoffa. Naturalmente dentro il museo abbiamo una grande collezione di tessuti. Musei Cannostoffa era un progetto che abbiamo sviluppato insieme al Comune di Spoleto e anche alla Regione Umbria all'interno della legge regionale 24/2003. E abbiamo cominciato ad agganciare una serie di musei italiani che hanno collezioni tessili. Quindi tutti i giorni noi comunichiamo con questi hashtag, quindi Musei Cannostoffa, Museo della Canapa, e quindi si è creata questa nostra comunità virtuale di musei che tutti i giorni quindi si salutano su Twitter in qualche modo. Quindi certo. Sì, è una comunicazione istituzionale, però per noi è diventata una comunicazione un po' familiare. E questo ci ha portato anche ad agganciare degli artisti che poi hanno creato delle opere appositamente per noi e ce le hanno donate. L'ultimo è Filippo Biagioli, che ha creato il leggendario della Valnerina, ci ha conosciuto su Twitter e ci ha detto, dice, ma noi, io vi posso regalare un'opera d'arte? Quindi lui l'ha studiata, l'ha pensata e ce l'ha donata. E ora è visibile al museo. Tanti altri progetti sono nati là dentro e hanno preso piede appunto all'interno di Twitter. Facebook naturalmente è un canale che va bene. Io sono una capra, passatemi il termine, su Instagram, perché proprio è un linguaggio molto lontano da me, che comunque vorrei imparare, perché capisco che ci sono delle ottime potenzialità lì. Però appunto da una riflessione nostra interna, un po' da un uso costante poi di Twitter, che poi è partito tutto da lì, è nata un po' questa, diciamo, questa web reputation abbastanza positiva. Questo ci ha fatto sì che durante la Museum Week comunque abbiamo riscosso degli ottimi piazzamenti, cioè mai arrivati nel podio, ecco, visto che sono le Olimpiadi della Museum Week, però rapportando il numero di abitanti del paese, io dico sempre, praticamente facciamo 10 volte visualizzazioni, 10 volte tante visualizzazioni rispetto agli abitanti. Quindi per noi la Museum Week è una cassa di risonanza fondamentale, tanto che abbiamo fatto i conti che durante quella settimana lì riusciamo a crescere anche di 200 follower su Twitter, e non è semplice. Cioè, quindi la Museum Week noi la pianifichiamo da un mese prima, da quando escono gli hashtag e sì, i temi della Museum Week, e su questo quello che abbiamo visto che poi è un po' anche il punto di forza è il calare la comunicazione nostra etnografica con il contemporaneo. Quindi nel pomeriggio uscirà un tweet sul Bologna è diventata, i portici di Bologna ora sono diventati il presidio UNESCO, sotto i portici di Bologna c'è un affresco che dice in cannabis e protezio. Quindi riagganceremo questa cosa qui, quindi utilizzeremo come hashtag naturalmente Bologna e altri, e quindi cercando di agganciare anche hashtag lontani da noi, però alla fine ritornano e ci fanno crescere. Un museo che comunque è un museo etnografico che lavora sulla comunità tradizionale, la comunità partecipata, però comunque se deve veicolare i propri contenuti, se si guarda indietro fa comunicazione seguendo un po', io dico, lo stile della nonna di Petar. Quindi in qualche modo facciamo una comunicazione anche sbagliata. Quello che dobbiamo veicolare noi è un contenuto, un tematismo che il nostro è la canapa e la tessitura, calata però estremamente sul contemporaneo. E ne ha un esempio poi tutto il progetto anche Fabrication, che abbiamo seguito anche con voi, o Canapa Nera. Quindi guardano partono da una tradizione che è quella della lavorazione della canapa e della tessitura, ma innestano poi altri linguaggi che sono quelli del design, e quindi poi l'approdo al fuori salone. Quindi linguaggi più contemporanei, in questo caso per me, quindi il design, in una forma nuova di comunicazione, riflettendo però sempre su quelli che sono i temi miei portanti, di quindi chi sono io,
museo etnografico che ha questi temi. Riagganciandomi a quello che fa Chris, che l'ho, appunto, l'ho scoperto in questi giorni e quindi lo contatterò, faremo un'opera insieme a Enel Distribuzione, probabilmente su una cabina dell'Enel di Santa Anatolia. Quindi riagganciamo un tema del museo, ma gli diamo una veste completamente diversa, quindi un'opera di, possiamo chiamarla street art, ora non lo so bene, però comunque, non lo, adesso non, ecco, è un linguaggio per me improprio, però comunque cerchiamo di comunicare in una forma diversa un tema che avevamo all'interno del, del museo. Per me, grazie, Glenda. La comunicazione social è stata questa, la, sì, tradizione impostata su una riflessione contemporanea. Mm. Qui c'è, una domanda a proposito delle campagne a pagamento. Quanto sono importanti le campagne a pagamento, le campagne di inserzione digital per il successo della vostra realtà? Non so se qualcuno di voi vuole rispondere in particolare, se avete fatto queste campagne, se avete spinto un po' la vostra realtà e appunto... Sì, io per esempio, noi come Grand Tour Perugia utilizziamo delle campagne a pagamento, se fatte bene, se pensate bene, rappresentano sicuramente una risorsa importante, perché arrivi dove normalmente non arriveresti e ci arrivi in maniera adeguata. Ovviamente voi di profili lo sapete meglio di me, è importante, qui la profilazione invece è molto importante, perché è importante tutto, che cosa vuoi dire, come lo vuoi comunicare, l'immagine che utilizzi. Io sinceramente ho provato questo tipo di comunicazione un pochino più promozionale e ho raccolto diversi frutti. Ecco, diciamo, nel nostro piccolo all'inizio ne beneficiamo e ne utilizziamo spesso, diciamo, quando capiamo che l'evento è un po' troppo particolare, magari è una visita guidata molto molto specifica e quindi la vogliamo veicolare in maniera diversa, quindi assolutamente sì. Ok, Chris, Glenda, voi fate le campagne a pagamento? Sì, posso dire le famose sponsorizzate, no? Io prediligo sempre l'organica e in effetti con l'organica abbiamo dei risultati molto, in particolare su alcuni post nel wall di Facebook, che raggiungono veramente dei risultati molto importanti, a volte vicini a quelli della sponsorizzata. Poi, per carità, la sponsorizzata secondo me sostituisce un po', tra virgolette, quello che era il vecchio ATL, no? Sparita questa comunicazione che fanno ormai solo in pochi. È giusto dare un lancio, far vedere, incuriosire, per atterrare anche laddove magari appunto non ci seguono o non sono proprio in contatto con noi, ma dove andiamo proprio a intercettare delle community valoriali con la profilazione che ci interessano. Però ecco, secondo me è uno strumento sponsorizzata relativamente per il mondo dell'arte, della cultura, interessante. Può essere interessante magari per altri tipi di comunicazione, di marketing, di prodotto, servizio, però secondo me è sempre meglio tenere un buon equilibrio tra l'organica e la sponsorizzata, anche perché se hai l'organica vuol dire che comunque ti stanno dando retta, hai una fan base attiva e fidelizzata. Certo, noi comunque, come sapete, Profili lavora tantissimo nell'ambito dell'arte e molto spesso abbiamo notato questa situazione un po' particolare. C'è un canale molto bello con dei contenuti organici di qualità che però non partono, e molto spesso facendo una piccola campagna per spingere un po', per spronare un po', poi anche i contenuti organici cominciano diciamo a girare. Per esempio, noi non però ti faccio un esempio, scusa, se tu vedi che la sponsorizzata raggiunge dei numeri, no? Che poi il tema è sempre la call to action, perché è vero che io raggiungo un sacco di persone e centinaia di migliaia di view, no? Arriviamo anche con alcuni post, però poi chi viene a visitare la casa, chi viene a vedere le mostre
e quanti artisti poi mandano richieste di informazione, application. È quello il tema, mentre invece sull'organica è più probabile che di quelle persone che comunque hanno visto, aperto, cliccato, condiviso, hanno fatto l'interazione, comunque prima o poi alla casa degli artisti o alle nostre iniziative si manifestino. Quindi ecco un po' la differenza. Certo, sta anche in questo tema. Certo, certo. Mi piacerebbe confrontarmi direttamente con te, Chris, per far vedere che alcune campagne possono essere un ottimo aggancio anche per portare nel futuro le persone nella casa degli artisti. Però poi lo facciamo privatamente. Glenda, tu volevi aggiungere qualcosa? Io voglio dire che noi per esempio non abbiamo mai fatto sponsorizzate, ma anche semplice, anche perché il museo afferisce al comune e quindi non è così semplice fare delle sponsorizzate per un ente pubblico fondamentalmente in questo caso. Quindi noi giriamo solamente post canonici semplici. Stavamo pensando adesso di aprire qualcosa di più strutturato per un progetto di arte bonus che abbiamo lanciato in questi giorni. Abbiamo appunto 25.000 euro di restauro, un progetto arte bonus per appunto il restauro di tutta una collezione di macchine per cucire che ci hanno donato e che sarà di prossima musealizzazione, e quindi per questo ci dobbiamo attrezzare per arrivare a 25.000 euro. Ecco, non so appunto come, se Chris è un mago, come ha fatto 22.000 euro in 45 giorni, ma per me appunto 25.000 euro mi stanno un po' preoccupando, perché comunque il prossimo anno tutta la collezione dovrà essere restaurata e quindi devo in qualche modo trovare tutti questi soldi. Quindi forse qualche sponsorizzazione la devo fare, ecco. Certo. Posso aggiungere una cosa? Sì. Io, per esempio, sulle sponsorizzate ho notato che ultimamente le stiamo facendo. Noi iniziamo con un bacino d'utenza perugino, residenti, dicevo, e invece ora con il turismo che finalmente si riaffaccia sulle nostre vie, facendo qualche sponsorizzata ho ottenuto buoni risultati anche da chi viene da fuori, quindi nord, centro, sud, essenzialmente abbiamo avuto molti buoni risultati. Ottimo, grazie Cristiana. Ma torno un secondo al discorso della community, perché comunque è un elemento fondamentale in tutto ciò che fate nel vostro day by day. Per una realtà piccola, per una realtà che magari sta arrivando solo adesso ad occuparsi in modo costante della propria comunicazione, che cosa si potrebbe dire, che cosa si potrebbe consigliare per far crescere, entrare in sintonia e cominciare a coccolare un po' questa community? Chi inizia? Decidete voi chi vuole cominciare. Ti vedo lanciata. Vai, Glenda. Ho perso l'inizio, non ti ho sentito. No, vorrei parlare un po' della community, perché comunque dal punto di vista della community tutti e tre siete molto consolidati. Ognuno a modo suo, però diciamo che questo elemento della community è fondamentale per voi tre. E quindi per una realtà, diciamo, che sta approdando su questo settore, sta cercando di coccolare, far crescere la propria community, che suggerimenti potete dare? Cosa si potrebbe fare fin da ora per farla crescere? Chi vuole cominciare, ditemi voi. Vabbè, dai, inizio io. Ma, vai, Chris. Sai, il consiglio dipende, poi è talmente tailor-made, perché proprio ti dicevo un discorso anche valoriale, quindi bisognerebbe vedere dove sei, conta molto anche il territorio, contano le dinamiche e i contenuti, quindi non esiste proprio una ricetta. Tuttavia, per coccolare, come dici tu, o comunque per prendersi cura, per fidelizzare una community, farla crescere, è molto importante, a mio avviso, dare sempre dei nuovi frills, quindi cose nuove, tenere caldo, tenere vivo, no? Come i muscoli, poi dopo se ti rimetti in moto e fai la corsettina dopo che sei stata ferma un anno,
l'acido lattico fai fatica. Per cui è meglio, ecco, con questa metafora, è meglio, è bene tenere sempre vivo, attiva, anche magari con dei contenuti piccoli, delle piccole news. L'altra cosa interessante è essere percepiti come autorevoli in materia, in ciò che comunichi, perché adesso stiamo parlando di Casa degli Artisti, però hai visto dalla mia bio che io sono attivo qui a Nolo, un esempio di rigenerazione urbana che ormai è stato preso a livello pubblico cittadino e soprattutto nell'arte urbana, nell'urban art che deriva dalla street art. Questo per rispondere a Glenda, facemmo con Atomo, uno dei più noti pionieri del writing, un'operazione molto importante, si chiamava Energy Box, quindi tutte le cabine semaforiche con un catalogo Schirà presentato in triennale divennero opere d'arte, una case history di successo copiata anche all'estero. Ecco, la evoluzione della street art, che oggi si chiama urban art, è proprio di per sé una community valoriale. E quindi, sai, essendo la più effimera delle arti, come scrivo nel mio libro Le strade parlano, edito da Rizzoli, scritto da Marco Imarisio, di cui ho curato l'iconografia, è molto importante, come dire, riconoscere in questo linguaggio la forma effimera, perché la città è in continuo mutamento. Tu vedi un murales, vedi una bella figura, un'opera che poi dopo un mese non la vedi più, perché magari hanno rifatto il muro, l'hanno ricoperto, è stata rivestita, a volte cancellata. Quindi ci sono sempre un po' di novità, no? In questo ambito. Anche la rigenerazione urbana, gli interventi, comunicarli, ma non solo del mio territorio, anche di altri territori. Per cui sono tanti quartieri di Milano, un po' ci rimango male, prima vi ho detto che mi fa rabbrividire la parola target, ma mi dà fastidio anche ormai la parola periferie, no? Per zone di Milano come questa da cui vi sto parlando, Nolo, che è a 2 chilometri in bicicletta dal centro, piuttosto che altre zone come la Bovisa, il Corvetto, sono zone ormai che raggiungi questo famoso discorso della città chilometro 15 con una mobilità sostenibile, chiamarle periferie. Se pensi a Londra o a Tokyo che hanno un raggio di 100 chilometri, cioè andando a Torino siamo ancora a Londra o a Tokyo, nel senso qui siamo invece ancora con questo concetto vecchio della periferia. Ecco, quindi includere anche altre realtà simili alla tua. Per esempio, facciamo l'esempio di Glenda, potrebbe parlare di altri musei e territori del Canavese o altri territori e luoghi autorevoli, quindi diventare per la community un punto di riferimento. Questo è un consiglio che do molto importante, perché appunto divenendo una voce autorevole in materia di interesse della tua community, non raccontare solo le tue robe, raccontare quello che è lo scenario che alla tua community interessa. Questo permette di tenere la tua fan base fidelizzata e in ascolto, perché poi il problema sono quelli che poi non si collegano più, dicono io tanto mi dicevo sempre le stesse robe, e invece mantenere sempre a vivo e attivo. Questo è un po' un consiglio che mi sento di dare. Grazie Chris. Vai. Mi collego subito a Chris. Guarda, sposo in pieno quello che hai detto. Noi abbiamo creato su Twitter e anche su Facebook delle rubriche settimanali sulle fibre tessili. Quindi spaziamo dalle fibre più tradizionali, per esempio, alle fibre più contemporanee, le ecofibre, le fibre green e tutto. E questo ci sta facendo crescere in qualche modo, perché appunto ci hanno preso un po' come punto di riferimento su questo argomento qua, tanto che appunto le persone chiedono, postano, magari chiediamo al museo se sa qualcosa, oppure che consiglio ci puoi dare per quest'altro aspetto. Il mondo, ad esempio, noi lavoriamo appunto su canape tessile, quindi il mondo delle fibre anche, e quindi adesso abbiamo iniziato a lavorare su tutte le fibre, per esempio, di derivazione, quindi le fibre artificiali, riagganciandole con quelle che era la tradizione, quindi dall'autarchia al contemporaneo. E questo, per esempio, ha creato un notevole interesse e anche tantissima discussione e comunicazione e rimpallo poi degli argomenti.
la cosa che ti dicevo dei musei che hanno Stoff, appunto, aveva anche questa finalità, far conoscere anche tutti i vari musei collegati al tessile che sono un po' in Italia, quindi collegati poi da questo hashtag. Quindi puntualmente o raccontiamo, facciamo raccontare dalle, dalle persone alcuni aspetti dei loro musei e delle collezioni. In questo modo forse le persone, il nostro pubblico ci segue, il pubblico poi riporta altri, altri pubblici, perché vediamo che chi ci segue poi tagga l'amico, tagga il conoscente, c'è cioè il tag del tag e il controtag, e poi abbiamo una continuità in questo modo. Cioè paradossalmente vediamo, io vi porto la, la nostra casistica Twitter, che abbiamo link o commenti per esempio a tweet fatti mesi fa, quindi in qualche modo chi sta, chi va nel nostro account scorre la pagina e vede quello che abbiamo fatto. Poi noi non condividiamo, condividiamo ma non tantissimo, quindi in questo modo tu riesci a vedere nel nostro, nella nostra pagina Twitter un po' tutto lo, lo storico di quello che viene fatto, più o meno bene naturalmente, però comunque è tutto presente anche in maniera organica. E veramente vediamo che tweet anche di un anno fa vengono commentati adesso. Infatti me lo sto chiedendo come, come mai. Quindi vuol dire che persone entrano dentro e scorrono tutto il, tutti i nostri tutto il feed. Tweet, mm-hmm. feed, e cominciano a ricondividere e a commentare. Quindi appunto la continuità in questo modo viene sempre in qualche modo garantita. Un po' dalla presenza costante sì. e un po' anche da, da questo sì. contatto diretto con un mondo nostro, un mondo tessile, ma soprattutto il mondo museale. Cristiana, per te, per voi invece questa, questa cura della comunità, questo voler farli crescere, volerli coccolare, come, come avviene, come, che consigli potresti dare a quelli che vorrebbero potenziare la propria allora, community. Guarda, sinteticamente basta guardare questa, questo nostro intervento, noi siamo tutte persone che diciamo sono, raccontano esperienze diverse ma che hanno in realtà una cosa in comune, ovvero la cultura e l'arte. L'unico consiglio che mi sento di dire, anzi sono due, sono quella di creare emozioni, creare suggestioni, perché nel momento in cui tu crei un'emozione le persone si interessano a te. E poi ovviamente questo porterà a una visita, alla partecipazione a un evento, eccetera, eccetera. Quindi creare emozioni, come le creiamo? Ognuno di noi racconta una storia, la storia di un'opera, la storia di un quadro, la storia di un artista, la storia di un vicolo, e tutto passa da lì. Quindi noi non ci inventiamo niente, è un lavoro che già facevano prima di noi, così certo. Io mi definisco un po' una raccontastorie proprio per questo. Quindi tutto deve passare di lì, e un altro consiglio è quello di metterci la faccia. Per me il Museo della Canapa è Glenda, ovviamente, io Glenda certo. la conosco, quindi se penso io penso a Glenda. Lo stesso per Grand Tour, Cristiana ed Elisa ci mettono le faccia, come ci mettono la faccia le persone che lavorano con noi e per noi, quindi parliamo anche dell'autorevolezza che diceva Chris, no? Certo. Quindi dare un volto a quello che tu fai ti avvicina molto, secondo me, alla tua community, alle persone che vuoi raggiungere. Per esempio, grazie mille. Questo non possiamo stare sui social, su web, ma in presenza. Noi non abbiamo pannelli dentro il museo, proprio perché per noi la visita è una visita guidata. Quindi raccontiamo un'esperienza, cioè noi siamo dei filtri, dei medium, dico sempre io, tra l'oggetto e il visitatore. Quindi attraverso la visita io racconto la storia dell'oggetto, racconto la storia di chi l'ha usato e la trasmetto al visitatore. Quindi io sono la raccontastorie degli oggetti in qualche modo all'interno di una visita al, al museo. Quindi raccontare storie, secondo me, suscitare, far sviluppare, far scaturire delle emozioni, fare esperienza, secondo me è la cosa ora fondamentale che attrae e in qualche modo poi fa venire anche pubblico. Grazie Glenda, grazie a tutti. Noi purtroppo abbiamo consumato il nostro tempo, gli spunti ci sono stati,
più tardi, dopo questa diretta, condividiamo anche il link al Museum Week, iniziativa di cui hai parlato in modo approfondito Glenda. Quindi se siete una realtà museale, una realtà culturale che ha qualcosa da far vedere, vi invitiamo e vi invito a partecipare a questa iniziativa perché, come appunto diceva Glenda, è una bellissima piattaforma, un bellissimo trampolino per far vedere la vostra realtà. Sempre nei commenti poi postiamo i canali di Chris e Cristiana, così potete rimanere in contatto con i nostri ospiti. Vi ringrazio tanto, grazie davvero per la vostra presenza, per la vostra partecipazione. Grazie a voi. Buone vacanze e a presto. Noi ci vediamo. Se venite in vacanze è una parola grossa, vacanze proprio. Un piccolo sacco, diciamo così. Viaggi culturali. Grazie. A presto. Grazie a voi, arrivederci a tutti. Ciao.